Si sono tenuti a Pesaro presso il Duomo i funerali di Anna Renzoni Bezzicchery, la storica esponente di Forza Italia che nel 2018 superò Minniti alle politiche, già consigliera comunale a Pesaro e spirito portante dell'associazione Azzurro Donna. Si spegne a 82 anni lasciando i figli Stefania e Giacomo. Per l'ultimo saluto sono presenti in centinaia, tra lacrime, applausi e bandiere di partito che sventolano al cielo, proprio come aveva chiesto lei. È una giornata molto complicata oggi, che sarà una coincidenza, però cade nei 30 giorni dalla scomparsa anche di Silvio Berlusconi. Anna era la colonna portante di Forza Italia in questa provincia. Credo che sia stata la prima iscritta di Forza Italia della provincia di Pesaro Urbino, sicuramente la persona che prima di ogni altri e più di ogni altri ha tenuto alta la bandiera in qualsiasi momento, nei momenti più favorevoli e anche in quelli più difficili. Come ho detto ricordandola in chiesa, Anna politica era la stessa persona che era nella vita di tutti i giorni, determinata, caparbia, ma una inguaribile ottimista, sorridente, generosa e trasparente. Quindi lei credeva moltissimo nelle istituzioni, ma credeva nella vita politica del rispetto. Voleva che il centrodestra potesse essere al governo di questa città, sogno che non ha visto ancora realizzarsi, ma anche quando è stata all'opposizione ha sempre avuto grandissimo rispetto e grandissimo attaccamento alla sua città. Per noi è davvero una grande perdita, ci ha sempre chiesto comunque di tenere alta la bandiera in qualsiasi momento. L'abbiamo tenuta alzata anche oggi, perché sicuramente questo avrebbe voluto e continueremo a fare con il sorriso, per quanto possibile, quello che lei ha sempre fatto in questo territorio. Che ricordo personale porta con lei? C'è un momento in particolare che ha nel cuore? Ne ho tantissimi. Politicamente parlando, forse uno dei più recenti, perché era il 2018, per descrivere un po' il carattere di Anna, era il 2018 e venimmo convocati a Roma. A un mese esatto dalle elezioni, perché bisognava presentare le liste elettorali e le candidature, e nella stanza romana, nella sede nazionale, Tajani, che era allora responsabile del partito, dell'organizzazione, ma anche presidente del Parlamento europeo, ci disse: allora, nel collegio di Pesaro abbiamo bisogno assolutamente di una candidatura forte, importante, possibilmente donna, però molto forte, perché è il collegio in cui il centrosinistra candida Minniti, che era il ministro degli interni uscente. E noi, che eravamo tutti rappresentanti delle Marche, ci guardammo un po' tra di noi, perché Anna era l'unica che stava con la testa bassa e a prendere appunti nel suo quadernino. Quando sentì un grande silenzio, solo quando sentì un grande silenzio, sollevò la testa e si accorse che tutti stavamo guardando verso di lei, perché la persona più rappresentativa del centrodestra a Pesaro era indubbiamente Anna. E lei si guardò attorno e disse: non ci pensate nemmeno, perché, sorridendo, insomma, era una candidatura difficile in un collegio difficile, e lei rimase un po' colpita. Poi disse: mai che mi capiti una sfida facile. Comunque la prese con lo spirito di sempre, fece una campagna elettorale comune per comune, frazione per frazione. Fu anche un mese difficile, perché nevicò in quell'anno, poco prima del giorno delle votazioni, nevicò a marzo, fu difficile anche raggiungere tutta la provincia. Lei lo fece con grande determinazione. Mi ricordo che in tanti dicevano: ma chi è questa Renzoni che sfida Minniti? Ecco, era Anna, che riuscì anche a vincere su Minniti, e questa era la più grande soddisfazione. Non ottenne il seggio, ma aveva avuto la sua grande vittoria, quella di riuscire ad avere più consenso di un ministro uscente di centrosinistra nella sua Pesaro.